Non solo sport. Ogni lunedì, martedì e mercoledì dalle 11.15 alle 13 su PRL. Con Marco Pantusa. In redazione Francesco Oliverio. Ci siamo, il microfono è ripartito. Bentornati a tutti voi, stavo dicendo mentre purtroppo l'attrezzo che ho davanti non mi dava la possibilità di andare in diretta. Bentornati a tutti voi, lo avevo annunciato prima, una giornata ricca di ospiti, una giornata ricca di notizie, notizie importanti, notizie che riportano al centro San Giovanni in Fiore, al centro di quello che può essere sport giovanile, che può essere sport scolastico, che può essere notizie sportive legate al circondario. Una realtà forte in quello che è del mondo giovanile, ormai lo è da anni. Una realtà forte è la Sila Reggia, che è l'organizzatrice dell'evento, il Sila Summer Camp, che noi di Non Solo Sport seguiremo, come vi dicevo nella prima parte di questa trasmissione. Abbiamo in studio Salvatore Canaminici, organizzatore, procuratore calcistico e organizzatore di questo grande evento legato allo sport giovanile, e Lino Laratta, come dicevo prima, allenatore dei giovanissimi della Sila Reggia. Salvatore, un grande evento svolto ormai da qualche anno, si svolge e si è svolto in altre location. Questa volta la scelta è quella di poterlo fare a San Giovanni in Fiore, una scelta importante, una scelta dal punto di vista sangiovannese mio, una scelta seria, ma comunque una scelta di riconoscimento anche per chi lavora con te. E parlo di tecnici che arrivano da San Giovanni in Fiore, ma soprattutto di ragazzi che hanno fatto un grande campionato nella categoria giovanissimi di San Giovanni in Fiore, ma anche per quello che è la struttura, perché il Valentino Mazzola è un fiore all'occhiello di quello che è l'impiantistica sportiva di questa regione. A che punto stiamo con l'organizzazione, Salvatore? Intanto buongiorno a tutti. Bene, diciamo che siamo a buon punto, perché abbiamo avuto già diverse adesioni e siamo felici di quest'anno di fare il campus in questa splendida location che è San Giovanni in Fiore. Come dicevi tu, appunto, il Valentino Mazzola qui nella zona, nell'entroterra silano, è il miglior centro sportivo per chi vuole fare calcio. Diciamo che per quest'anno, come dire, ci aspettavamo qualche iscrizione in più proprio sul comune, ma grazie all'arrivo di diversi giovani provenienti da tutto il centro sud del nostro bel paese, comunque dovremmo riuscire a fare dei bei numeri. Per quanto riguarda lo staff, se posso, Francesco? Sì. Ecco, dovremmo fare a giorni la presentazione ufficiale con i nomi, appunto, di chi allenerà questi ragazzi, e vi comunicheremo poi noi, insomma, il da farsi. Come dicevo prima, saremo noi di Non Solo Sport, perché l'abbiamo concordato e perché abbiamo deciso di intraprendere quest'altra avventura, un'avventura che si protrarrà nel tempo con quello che sarà poi una pagina dedicata al calcio giovanile. Io avevo pensato già al nome senza passare, sono molto democratico, questa volta avevo deciso perfino il nome senza passare dal mio caro amico e socio Marco Pantusa. Volevo chiamarla calcio giovanile dintorni. Perché dintorni? Proprio perché c'è una realtà che è la Sila Reggia, che per quattro anni consecutivi ho organizzato il Sila Summer Camp in altre location. Questo è il quinto, ma ho sbaglio sui numeri, sono ben nove, sì, i campi scuola legati al calcio giovanile organizzati da questa società. Ma soprattutto quest'anno, grazie al grande lavoro di uno staff tecnico, in questo caso dell'allenatore Lino Laratta, che sentiremo dopo, nella categoria giovanissima ha raggiunto i playoff. E per chi va a seguire questo che è il calcio giovanile, partendo dal presupposto che la loro locandina, che sarà pubblicata nelle prossime ore anche sul nostro sito, lo dice in maniera molto chiara, non dimenticando quello che è il divertimento, perché giustamente nel calcio giovanile c'è molta pressione, si vive comunque con la voglia di tirar fuori il campione. Realmente stanno uscendo fuori grandi giocatori, e Salvatore da procuratore ne ha qualcuno che gioca perfino in Serie B in pianta stabile in un 11 titolare. Quindi cominciamo a lavorare su quello che sono i numeri per il futuro. Quest'anno, un bilancio di quest'anno, qualche settimana prima, ma mancano 20 giorni al Sila Summer Camp, per quanto riguarda l'attività dell'intera società Sila Reggia, Salvatore.
Allora, intanto hai detto bene, il nostro motto è: l'importante non è partecipare ma divertirsi, perché mettiamo proprio come primo punto quello che tutti i partecipanti debbano appunto venire qua per, non per diventare calciatori ma per divertirsi. Per quanto riguarda la Sila Reggia, sì, devo dire che grazie ai mister e allo staff tecnico siamo andati ben oltre le aspettative di quelle che erano appunto gli obiettivi principali e iniziali di inizio stagione. Niente, noi stiamo cercando di creare questo grande, come dire, comprensorio, se mi aiuti Francesco, sì, dove appunto far veicolare tutti i ragazzini più dotati calcisticamente. Ovviamente cerchiamo di sceglierli pure per quello che riguarda la questione educativa e dei genitori, perché è molto importante poi avere il supporto continuo e presente di tutti i genitori, e vedere se da qui a qualche anno riusciremo a togliere fuori qualche campione, perché da tanto tempo adesso ci manca qualche bel giocatore qui nella zona, nella Sila appunto. Nomi di giocatori di ragazzini che sono passati attraverso i camp organizzati da Salvatore Calaminici, dalla Sila Reggia, e li vado a ritrovare attraverso un articolo che è uscito nei giorni scorsi del Quotidiano della Calabria. Si parla di ragazzini che hanno indossato e stanno indossando maglie importanti: i fratelli Cataldi a Reggio Calabria, Perri al Parma, Foresta al Crotone e Fersini al Lecce. Questi sono già numeri, ma voglio che si avvicini al microfono, in questo caso Lino La Ratta. So che non è molto avvezzo ed è già diventato paonazzo. Questo è l'effetto che fa il microfono, ci si rilassa un po', perché ho avuto la fortuna di veder crescere Lino, essendo un po' più grande, di aver passato molte estati insieme a lui al mare, e so quanto lavoro ci mette in quello che è la sua attività, un'attività che l'ha portato a girare, a studiare, a prendere dei titoli e a guidare un gruppo di ragazzini che quest'anno ha fatto numeri importanti e soprattutto ha vinto big match importanti sia in casa sia in trasferta, con squadre che sono realmente serbatoio di squadre professionistiche. Salve, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie a Francesco per l'occasione di presentare, diciamo, questa nostra attività che si svolgerà a San Giovanni in Fiore nell'inizio della terza settimana di giugno. Ritornando a quello che stava dicendo, volevo parlare un po' di questo gruppo di giovanissimi regionali che ho avuto la fortuna di allenare quest'anno, grazie anche alla possibilità che mi è stata data dal presidente Salvatore Calaminici. E volevo dire che tutti i sacrifici che abbiamo fatto quest'anno con ragazzi di tanti paesi, di tutto il comprensorio, partendo da Cotronei, da San Giovanni in Fiore, Mesoraca, Rocca Bernarda, per citarne alcuni, sono stati ripagati con quest'anno stupendo che siamo riusciti a fare. Abbiamo disputato i playoff nel primo anno in cui abbiamo partecipato al campionato regionale, e ci stiamo divertendo in qualche torneo, facendo sempre bella figura, e ci stiamo preparando soprattutto alla stagione successiva, che inizierà a settembre, per riproporre il nostro gruppo di giovanissimi e di allievi di nuovo nel campionato regionale. E con Lino e Salvatore Calaminici, Lino La Ratta e Salvatore Calaminici, due volti che vedrete ritratti in foto attraverso la pagina ospiti del nostro sito, ma anche quello che è il nostro profilo di Facebook, che rivedrete anche nelle prossime settimane, perché avremo modo di parlarne ancora, di avere ufficialità, di poter parlare anche di notizie di mercato, perché con Salvatore si può iniziare anche un altro tipo di ragionamento. È in pieno corso il mercato, si stanno iniziando, a dire il vero, chi ha dovuto programmare ha già programmato, qualcuno in Calabria in ritardo, ma è prevista una Lega Pro importante, è prevista una Lega Pro che vedrà ben quattro derby. Sono quattro derby che sicuramente attrarranno l'attenzione di tutta un'intera regione e soprattutto degli emigrati. Sono tanti che seguono noi attraverso Non Solo Sport, attraverso la nostra radio PRL 101 e 700, che seguono il calcio e non solo il calcio. Era questo che volevo raccontarvi. Ringrazio ancora Salvatore Calaminici, organizzatore, procuratore calcistico, organizzatore del Sila Summer Camp, dirigente della Sila Reggia e procuratore calcistico, e Lino La Ratta, allenatore dei giovanissimi regionali della stessa società. Ultima parte dedicata al calcio giovanile. Ridò la linea alla regia.